Iscriviti al canale! Allora, bestie, demoni, elementali, Moirlock and pirati. Io prendo il principe. Comunque che non mettono la possibilità di velocizzare, diminuire l'animazione è ridicolo, soprattutto a certi livelli. No, no, ma sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè nel senso... ma più che altro dovrebbe essere... cioè, alcune animazioni sono proprio sbagliate. Cioè sono... il fatto che una giocata forte a causa delle animazioni non debba essere fatta, perché l'animazione lunga, vedi la ruota di Yogg, è una follia. È una follia. Cioè, non è possibile. Sì, la ruota di Yogg non la puoi prendere quando sei infinito, perché dura 15 secondi. E che caspio. Che tra parentesi è un effetto fortissimo, però un effetto forte che non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché se lo fai sei stronzo. È un errore, capito? Cioè, le giocate dovrebbero essere fatte a prescindere dalla velocità. Sì, la quest di Denatrius è terribile. La quest del buddy di Denatrius è una vergogna. No, no, è te, proprio questa roba qui mi fa... guarda, Dio, vedi che culone che ha attivato subito l'elementale, guarda. Guarda, chiappe d'oro. Tutti i discover, tutti i rinvieni, sono troppo lunghi. Hanno una durata lunga. Anche la 1-1 a due mana, taverna 2 che rinviene, un pezzo. Vedete che culo ha attivato l'elementale, tipo... dai, su, dammi qualcosa da fare. Mantieni la pressione. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Questo faccio. Vado a 8-9 gold dopo. Oro sui denti, oro nel cappello. Questo qua perdo sempre. Questo me lo tengo per il prossimo turno. Perdo, lui è... un tipo come si chiama. Ok. Però speravo di tenere in mano un Moirlock diverso. Capito? Attaccava di là, vincevo, diamine. Cioè, non perdevo. Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte. Che belli questi taverna. Queste taverne. Belle. Perché l'alternativa è giocare l'evolvere lui. Però evolvere lui che è una coppia mi fa tristezza.
Tempo, ok, questa è l'ultima partita, poi iniziamo il cubello. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Perdo sempre, guarda. Sinistra? Fuck. Peccato. Picchietto, picchietto. Questi danni sono brutti, La battaglia infuria là fuori. Assolda pure una di queste reclute. Bah, qualcosa. Esiste minion più brutto dell'1.4? No. No, ovviamente no. Se, allora, sapete questo coso? Dovrebbe dare le stats permanenti. Perlomeno, se questa cosa succede nel fight, lo stats deve essere permanente. Tipo qua, no? Che muore lui e metto la tra i due. Cioè, permanente, che diamine. Vai ribaltare la situazione. Trade delle banane. Il problema è che non può farlo perché dovrebbero modificare il resto della carta di HS. Questo, guarda, il fatto che ci sono carte che sono collegate. Sapete che a me mi imbestio, mi imbestio. D'accordo, apportiamo qualche miglioria. Uno shop pazzesco. Chi vogliamo? Pinna lucida? Pinna lucida non è male. Anche lui è figo però. Sapevo. Sapevo che mi avrebbe buffato questo. 9 euro da parte. Buona battaglia. Non male 9 euro da parte. Tu devi attaccare a sinistra, Mucules. Vai! Beafo! Ancora, ancora. Bene. Ottimo. Devo livellare. Devo livellare. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Non piaceva, ecco.
dandoti una moneta d'oro per il disturbo. Però d'altronde dovevo fare un turno in cui livellavo, eh. In realtà non ti occupo male, se picchio di là, no, picchietto di là. Che accrido? No. Dio mio, va bene, va bene, va bene, va bene, buono, 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 buono. Pareggio, l'accetto. Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Bella scelta, molto tanto. Anche come sono al momento. Sono malissimo, però non sono facilissime da fare. No, vi avevo messo da parte. Cioè, più che altro dovrebbe non voglio che muoia Barone prima di lui. Cucciolone, vai. Chi vince? Io? No, non io, cazzo. Peccato. Il fatto è che non so se livellare adesso. Io non livello, ragazzi. Quello potrebbe fare la differenza. Copia di piano è too much. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Le probabilità sono a mio favore. Chissà quali segreti. Bello cautino no, eh. Vediamo. Il fatto è che non ho neanche triplato. Non ho triplato neanche una volta. Questo è un discreto problema. Lui se n'è andato.
Abbandonato. Bene. Tengo che incontrare il morto, eh. Gran bel lavoro. Invece ho incontrato il primo. Questo ci piace assai. Gira la ruota, yeah yeah. Non so bene cosa. Se tolgo lui. Ma Lookout, secondo voi, esiste o è una leggenda? Non è una leggenda. Anch'io avrei scelto quello. Ci sei tagliato. Guarda, c'è un pezzo solo in mano. Stai andando bene. Dai, vinciamo sto 50-50. Il secondo ragioniere non serviva una mazza. Non ho vinto 50-50. Almeno subito sono 7. Oh, la battaglia in furia là fuori. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distrutto. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Ma il Lookout, dove sono? Oh. Meglio assoldare una regola finché puoi farlo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Sì, Dio, bastava un po' chiamarlo. Quel servitore otterrai una tripla. Anch'io avrei scelto quello. Sono tutt'uno con le spine. Per il
possibilità di vincere. Al piedi. Dipende quando colpisco. Oh, ne io. E quando lo colpisce lui. Io mai, a quanto pare. Tutto è buono. Sì, però va spaccato, Barone. Scusate, ma che è? Dai, che poi che... Quattordici, quindici. Eccoti, come va là fuori? Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Du-du-du-du-du-du-du. Muoversi, muoversi. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Assolda pure una di queste regole. Ha senso prendere lo scudo di vino? Secondo me no. Tanto saremo contro le bestie, scudo di vino serve una mazza. Solda pure una di queste reclute. Serve altro coreale sicuramente. Barone non serve a molto, vero? Hai buone possibilità di vincere. Cioè, Barone al momento serve a poco, in realtà. Cioè, mi fa spawnare un pezzo in più, però, boh. È utile? Non lo so. Non lo so. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Assolda pure una di queste reclute. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Sempre, fai le cose in grande o non farle affatto.
Tanto Baione. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Mi sembrava che fosse inutile. Mi dava quella sensazione lì di inutilità. Magari mi sbaglio, eh. Hai buone possibilità. Sta enorme, Non ha gli effetti di fine turno doppi. Sono tutti giganteschi. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. No, dai, vai, quella è inutile. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Assolda pure una di queste reclute. Quello farà un bel po' di danni. Chi è la ruota? Yeah, yeah. Premi in una cupa. Il loro destino è nelle tue mani. Cazzo, fatto? Ah, ho comprato tutto. Ok. Sapete che non so. La seconda spell l'ho giocata senza vederla. Cioè, non l'ho vista. Questo non posso giocarlo. Interessante. Ma guarda te, se quella roba si deve muovere. Questo è grosso. Peccato i Boyn. Ha sculato, scusate, mi ha avuto culo il signore Dio qui. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Voglio capire.
Ciao. Sbagliato. È l'ultimo avvertimento. Beh, il gioco del silenzio, scusatemi, eh. Se c'ho un attimo da riflettere delle mosse. Non sono solo, aiuto. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Stai andando bene. Mi serve un altro coiale. Devo dire che il fatto di avere lui poi mi dà un fastidio infinito. Tremendo. Non avete idea di quanta noia mi dia. Era fortissimo, quel tipo lì. Era un sacco forte quel tipo. Quello con i demoni, aveva dei demoni giganteschi, eh. Poteva avere delle mille mille lui. Sì, la tolgo piano. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Ma non serve a niente sto coso. Rimangano qui per la prossima volta. Vediamo. Hai buone possibilità di vincere. GG. GG. I muri
Murloc, i Murloc vengono, vengono. Bel game, eh. Bel game. A parte che vinco uguale, eh. Coreale è 1800, insomma. Bene, bene, dai, dai. Allora, alla fine, oggi è stata una buona giornata di Battlegrounds. È un'ottima giornata di Battlegrounds.